Radio Radicale, siamo con l'onorevole Donzelli di Fratelli d'Italia per parlare di questo attacco giunto dalla Francia, da un ministro francese, all'indirizzo del nostro paese sulla nostra affidabilità politica, ancora prima che inizi la legislatura ed entri in carica il nuovo governo. Allora, sono passati tanti anni dal primo governo Berlusconi, quando queste cose erano un po' all'ordine del giorno, è sorpreso e la conforta l'intervento di Mattarella che è sceso in difesa, insomma, del Presidente del Consiglio in pectore. No, è ovviamente sceso in difesa dell'Italia. L'Italia ha cambiato postura. Ovviamente in passato, quando esponenti di altre nazioni provavano a attaccare l'Italia, si assisteva in Italia o al silenzio o agli applausi del Partito Democratico. Con la Meloni l'Italia, come dicevamo, ha cambiato postura e quindi tutti i livelli istituzionali all'unisono si sono espressi in difesa dell'Italia. Questo è un bel cambiamento. Ecco, come spiega che per esempio in Svezia ci sono state ha vinto una coalizione di destra e non è successo niente dopo questa vittoria, mentre nei confronti dell'Italia, ma in genere anche dei paesi mediterranei c'è questo atteggiamento? Perché non hanno il Partito Democratico nelle altre nazioni. Ho capito. Non vuole dire nulla anche ripensando all'attacco dei socialdemocratici tedeschi durante la campagna elettorale? Allora, quando Letta è andato in Germania. Certo, perché appunto in altre nazioni non hanno il Partito Democratico. In campagna elettorale è andato il candidato del Partito Democratico, è andato in Germania non tanto a cercare di trattare, come vediamo, poi non c'è riuscito. Sul prezzo del gas, sulle condizioni delle bollette o su come risolvere i problemi energetici, mi è andata a chiedere un piacere per attaccare la Meloni e l'Italia in caso vincesse la Meloni. Hanno altro stile rispetto al nostro. Vuole dire qualcosa sulla correttezza del Presidente della Repubblica che insomma, garantisce per l'Italia ed è intervenuto a sostegno insomma, di chi governerà? Ovviamente le istituzioni quando reagiscono così all'unisono è un ottimo segnale, è importante e ne siamo felici. La Meloni è stata la prima solo in ordine temporale, poi diciamo così, la difesa di tutti i livelli istituzionali ha anche portato la Francia a correggere la rotta. Ne ringrazio l'onorevole Donzelli, Fratelli d'Italia.